Amici, benvenuti nella mia casa, benvenuti nella mia cucina, una nuova puntata di Chef per Passione. Sono felicissima oggi perché è la prima puntata in cui finalmente ci cimentiamo a fare la pasta fresca. Prima ma non l'ultima, ho in programma un sacco di altre paste, ravioli, fagottini, tagliatelle, ci sarà un po' di tutto. Però prima di tutto devo dire ringrazio tantissimo Stemarpast per avermi mandato anche la loro pasta, soprattutto perché uno è buonissima, secondo poi non sempre riuscirò a concludere la ricetta con la pasta, quindi magari io vi faccio vedere al volo come si fa e poi ci aiutiamo con la Stemarpast per finire il piatto. In questo caso non mi serve la Stemarpast perché non ve la condirò, non la cucinerò la pasta. La ricetta di oggi è proprio il fagottino, perché poi lo vedrete, potrete benissimo condirveli come più vi piace. Potete condirveli con burro e salvia, con burro e parmigiano, addirittura fare un leggero sugo di pomodoro. Per cui il protagonista di questa ricetta di oggi è proprio il fagottino in sé. Dico fagottino perché sono dei veri e propri fagottini. Poi lo vedrete. La ricetta ha due varianti. Se andate sul mio blog trovate una ricetta dei fagottini con la cipolla rossa caramellata, addirittura forse avevo usato una tropea in quel tempo, quindi una cipolla rossa caramellata e la stracciatella. La stracciatella non è altro che l'interno della burrata. E poi c'è un'altra ricetta che in cui vi spiega come usare invece l'esterno della burrata, perché chiaramente non si butta via niente. Abbiamo deciso che questo sarà lo slogan fisso è sempre presente del nostro programma. In questo caso uso una mozzarella, una bella mozzarellona di bufala, credo, esatto, quindi una bella mozzarella morbida che faremo a pezzettini, andremo a mischiare con la cipolla di tropea caramellata che forse già una volta vi avevo fatto e la vedrete anche successivamente. Diciamo che la cipolla caramellata è una di quelle cose che me gustano mucho. Ora ne faccio un po', faccio la cipolla caramellata con due cipolle. Dovesse avanzarvi, non vi preoccupate perché la cipolla caramellata è una di quelle cose che potete riutilizzare mangiandola con dei formaggi, soprattutto, o anche con carne alla brace. Ci danno due bei colpetti e la si usa. Allora, prima di tutto prepariamo le cipolle, che poi si fanno da sé, ma almeno intanto le tagliamo. E poi vi farò vedere come, cioè molti di voi lo sapranno già, soprattutto le signore che ci seguono da casa, sono sicura al 100% che faranno la pasta a mano. E soprattutto ogni tanto mi sento dire, mia nonna tirava la pasta con il mattarello. Ecco, io mi sono adeguata alla modernità invece e la tirerò con il tirapasta. Nemmeno quello a manovella, ma il tirapasta automatico, perché è più comodo. Quindi se avete la nonna papera, come si suole chiamare, che è il tirapasta, quello a manovella, usatelo. Se invece avete un mixer, quindi un robot che ve la tira, ve la tira lui, usate quello. Se invece siete temerari e voi volete farla all'antica e ve la volete tirare a mano, tiratevela tranquillamente a mano, io non mi offendo. In questo caso è un consiglio e non un ordine. Allora, questo è sempre un lavoro che non amo molto. Volevo far notare alla Giada che le mie unghie sono dello stesso colore della cipolla, molto fashion oggi. Tra poco piangerò, mi sta già dando noia. Oddio, non so come farò a farla tutta. Comunque, allora, la cipolla caramellata si fa con acqua e zucchero. Si fa proprio stufare la cipolla in acqua e zucchero e poi si fa ridurre l'acqua, aiuto, fino a che non agisce poi lo zucchero in poca acqua e non si caramella un po'. Allora, andiamo col tagliare. Non state troppo attenti al taglio della cipolla perché tanto si sfragna abbastanza nell'acqua. Ringrazio Michele La Ginestra, che è un attore romano di fiction, di teatro, un mio carissimo amico, e che è stato lui che mi ha inculcato questo termine sfragnere e io da lì non riesco a usare nient'altro quando insegno a tutti a tagliare le cipolle, poi io per prima le taglio male. Insegno a tutti, parlo a tutti di sfragnere quando intendo sfragnere, cioè ne uso una e mezzo perché sennò due sono troppe. Io tra poco dovrò chiedere l'aiuto del pubblico perché sto per piangere fortissimo. Ok.
Non c'è neanche Wilson oggi che mi può dare una mano. Abbiamo deciso di non fare in carta pecorire il nostro pesce di acqua perché era troppo buono. Visto che registriamo parecchie puntate, ogni tanto non lo vedrete. Abbiamo deciso che lo vedrete soltanto quando verrà usato. Perché non vi dico che... No, non ha mai fatto una brutta fine in realtà il pesce lì, perché ce lo siamo mangiati tutti, però comunque non è bene tenere un pesce fresco sotto queste luci per tante ore, per quello che non lo vedete più. Quindi ringraziamo tantissimo Acqua comunque per i loro pescioloni, orate e branzini, perché sono troppo, troppo buoni. Belli carnosi. Allora... Egua, questo bicchiere era pulito, giuro. Copriamo un po' la cipolla, ne mettiamo ancora un po'. Potete farlo sia in una padella che in un pentolino, come più vi piace. Ok. Zucchero, uso lo zucchero di canna, mi piace, dà anche quel colore di caramellato che è sempre bello da vedere. Io però ancora sono un po' cinese perché mi sta dando fastidissimo la cipolla, aiuto. Allora vediamo se ho messo abbastanza acqua. Sì, vado a mettere almeno due bei cucchiaioni di zucchero. Allora uno e due, bah, due e mezzo, vai, c'è tanta acqua. Sono semplicissimi: cipolla caramellata e bufalina tagliata molto sottile. Allora adesso la andiamo a rompere, poi dopo si mette il ripieno da una parte così almeno intanto la cipolla ritorna a temperatura ambiente e vi faccio la pasta. Mozzarella, di solito schizzo dappertutto, invece sono stata intelligentemente cauta. Allora io, come vedete, ho due uova lì, quindi faccio 3-4 porzioni. Se ne volete fare di più, se avete più di 3-4 persone, volete fare più fagottini, considerate che poi vi faccio vedere, cioè vi do il consiglio di congelarla la pasta ripiena, perché poi in cottura non vi si romperà, non rischiate che prenda umidità, che poi si attacchi dove l'appoggiate. Quindi se avete più persone o ve li volete congelare, di mozzarella prendetene almeno due. Comunque la si taglia in maniera un po' grossolana, così, e poi andiamo a tagliarla come se io tagliassi del prezzemolo, quindi se volete usare una mezzaluna potete, se no io preferisco questo lavoro, e la andiamo a tagliare piccola piccola, perché poi andrà mischiata con la cipolla e sarà il ripieno dei nostri ravioli. Magari ci mettiamo anche un po' di formaggio, ma vediamo come viene. Allora, questo lavoro chiaramente quando usate la straccia, la stracciatella, non lo dovete fare, perché la stracciatella è già bella slegata di suo, morbidosa. Allora qua sento bollire, perfetto. E le cipolle vanno da sole, virgola, nel senso che dateci sempre un occhio, perché è un attimo che vi distraete, l'acqua evapora tutta, lo zucchero si caramella troppo e vi si appiccica tutto e dovete rifare tutto. Ok, vado al volo, do un attimo una girata alle cipolle. Sono gustosi, più che altro sono molto saporiti, dolcini e anche molto neutri, nel senso che come vi ho detto prima li potete condire come più vi piace. A me piacciono burro e parmigiano, devo averli fatti, credo, li ho preparati per un matrimonio e li hanno conditi burro e salvia ed erano buonerrimi anche così. Ok, direi che ci siamo quasi, anzi adesso che mi è prima parlato di acqua, la prossima, in una delle prossime ricette in cui farò dei ravioli, quindi non dei fagottini, li facciamo colorata, che sono buoni, con ripieno di orata e il sugo di orata rosso. Vedrete che rendono tantissimo. Allora,
Controllo un secondo la cipolla. Perfetto. Allora, quest'acqua deve evaporare. Niente, oggi non mi devo avvicinare alla cipolla perché mi massacra. È fuoco alto. L'acqua deve evaporare tutta, eh? Ma tanto c'è un sacco di tempo perché dobbiamo fare la pasta. La muovete bene. Si stufa, eh? Non in senso... non in quel senso, nel senso che si fa stufata, quindi si ammorbidisce per poi caramellarsi dopo con lo zucchero. Allora, vediamo come siamo qua. Direi che ci siamo, gli diamo ancora una tagliata al volo. E poi... perfetto. Recuperatela tutta, mi raccomando, non si spreca niente, non si butta via niente. Credo di averlo già detto proprio oggi. Comunque, trasferisco la mia cipolla in una casseruola dove poi andrò a mettere, sì, la mozzarella in una casseruola dove poi andrò a mettere la cipolla caramellata. Dopo la pubblicità cominciamo a fare la pasta. Pubblicità. Ma era troppo impigrita per rifarlo. Amore. Scusate, parlavo col cane. Non so se è stato ripreso. Allora, ho trasferito la mozzarella all'interno della ciotola. Adesso aspetto che le cipolle si caramellino. Però le lascio andare. Facciamo la pasta, che mi piace molto come cosa. Togliamo via tutto da qui. Ok, asciughiamo bene il piano da lavoro. Fantastic. E facciamo una bella fontana con la farina. 200, allora, ho detto che vi faccio fagottini per due, che poi ne verranno di più, però teoricamente... se la questione della pasta funziona così, sono 100 grammi più un uovo per persona, viene bella abbondante, perché in realtà è più di un etto di pasta, perché c'è l'aggiunta delle uova, quindi pesa di più. Però qua non si butta via niente, qua tutti mangiano tutto, in più col fatto che questi fagottini ve li faccio vedere a crudo e poi io me li metto in congelatore, ne posso fare un po' di più e quando abbiamo voglia di mangiarli, li mangiamo. Nel sale, intanto devo ricordarmi di controllare ogni tanto la cipolla, se no la dobbiamo rifare, un pochino di sale, buchino nel mezzo e andiamo con le uova. Una, quindi 200 grammi di farina, due uova. Perché ho la scatola della farina qui vicino? Perché la farina mi può aiutare eventualmente a impastare o a tirare al meglio la mia pasta, e soprattutto perché quando tirerò la pasta avrò bisogno di un letto di farina per potercela appoggiare sopra. Quindi vado. Sono abbastanza ordinata quando faccio la pasta, perché è una di quelle cose che mi piace tanto fare e che faccio molto spesso. Mi piacerebbe farvi vedere anche una volta il pane. Pensavo di farlo, prepararlo prima, farvi vedere come si fa, metterlo a lievitare e poi tirarvi fuori il pane già lievitato, in modo che vi farò vedere un po' vari tipi di pane, perché mi piace farlo tanto con la farina di kamut, con le noci, con i pistacchi, con le olive, insomma, diciamo che sono una panificatrice. Mi piace fare il pane. Allora, non fatevi prendere dal panico. La pasta non viene subito, dovete avere un po' di pazienza e lavorarla piano piano, prenderà corpo, e tra l'altro non abbiate fretta perché la pasta va lavorata un po', quindi non
voglio schizzare ulteriormente, vedete, comincia a prendere. Però per avere la pasta bella morbida, allora io devo dirvi la verità, io qua ho le luci che mi aiutano tantissimo, perché in questo caso in altre preparazioni le luci sono state un po' un ostacolo, in questo caso invece le luci sono un aiuto, perché più la temperatura sulle le uova e la farina è alta, più la pasta viene bella morbida. Infatti di solito nelle paste fresche dietro è bello caldo. Ok, sta venendo tutto perfetto, adesso tra poco mi sciacquo le mani così la lavoro meglio, perché ho le dita tutte appiccicate. Come siamo qua? No, la cipolla va. Io sono sicura che tanti di voi faranno la pasta fatta in casa, però in realtà si sta un po' perdendo. Ed è un peccato, perché ci vuole niente. Io addirittura la sto facendo chiacchierando con voi. Se invece siete nel silenzio più totale, nella concentrazione più totale, ci vuole un attimo ancora meno. Potete usare diverse farine. Questa è una 00, quindi una farina classica. Se no potete usare, come vi ho detto prima, la farina di Kamut, che è una farina che sembra sabbia, è facilissima da lavorare e viene morbida molto in fretta, ed è un grano, direi, molto digeribile. Però in questo caso la ricetta mia voleva la 00. Ora lavo le mani, così le spiastro un po', acqua calda, e poi continuo con l'impasto. Mi raccomando, con l'acqua calda, ecco, magari togliete gli anelli, cosa che io non ho fatto. Non lavorate la pasta con i guanti. Mentre vedrete che quando faremo la frolla, vi dirò che forse il guanto, o addirittura toccarla poco, il burro freddo, perché nelle preparazioni, negli impasti che hanno il burro, ovviamente bisogna lavorarla il meno possibile, perché sennò il burro si scalda, si slega tutto e non riuscite più a fare niente. In questo caso invece, avendo della farina di grano tenero, che non fatevi ingannare dalla parola tenero, è rigida. Quindi addirittura a volte si aggiunge un goccino d'acqua se la pasta è troppo. Invece ho le mani bagnaticce, sono perfette, bagnaticce e caldine. Quindi siamo a cavallo, recupero tutta la farina che mi sono trascinata intorno qua. Piano di lavoro pulito, mi raccomando. La giacca da chef non è la cosa migliore per stendere la pasta, perché per impastare, perché fa un caldo esagerato. Allora, teoricamente questa pasta che sto facendo andrebbe un pochettino a riposare. Noi non la facciamo riposare, le cipolle. Noi non la facciamo riposare per questioni di tempo, però se siete a casa potete farla riposare un po'. Allora, schiaccio un po' la cipolla, che tanto ormai è bella stufata, con il cucchiaio. Ok. La lascio andare ancora un po' perché è ancora liquida, e io continuo. Ci vogliono almeno una decina di minuti per impastare, cioè se volete fare una pasta bella omogenea ci dovete dare di olio di gomito. Non lasciate tanto scarto, se avete pulito il piano da lavoro potete benissimo girarci intorno e tirare su quello che vi avanza. La mia pasta sento che sta diventando calda e quindi sta prendendo corpo. Caldissimo, questo lo mettiamo là, così ho tutto il piano da lavoro libero. Ok, allora direi che ci siamo quasi. Si usa questa parte di palmo per impastare bene. Mi raccomando, a casa togliete anelli, bracciali, qua bisogna fare le fighe perché siamo in TV e quindi sono tutta strafiga. Già ho abbandonato gli orecchini da mo' e quindi piano piano abbandonerò anche i bracciali e gli anelli. Ok, dividiamo la pasta in due. Se erano quattro uova, fossero state quattro uova, dividevate in quattro palline. Mettete il celofan sulle vostre palline
e le mettete in frigo a riposare. Ora noi non abbiamo il tempo e non lo facciamo. Quindi, vi ho detto, preparate il piano da lavoro con un letto di farina. Così. Adesso però bisogna togliere le cipolle, quindi alla pasta ci pensiamo tra poco. Passate un po' di farina sulla vostra pasta così non si attaccherà alla macchina. Mi sciacquo però le mani perché voglio controllare la cipolla. Eccoci. Direi che ancora qualche minuto e ci siamo. Se la fate con la tropea, viene benissimo, viene un po' più sostanziosa di sapore, a me piace tantissimo. Adesso nello specifico questa e va benissimo lo stesso, ma anche la tropea è una gran bella cosa. La tropea è buonissima cruda, se vi fate un'insalatina alla greca tipo con la feta, la cipolla di tropea, ciaone, troppo buona. L'insalata greca è una di quelle cose tipo donna incinta, quelle voglie. A me viene voglia o di carbonara o di insalata greca, quindi vado al supermercato, compro tutto e magari a cena mangio solo un coso così di insalata greca con i cetrioli, la feta. Spettacolo della natura. Io ogni tanto ho ste voglie. Per esempio pizza e gelato, non sono una grande amante né della pizza né del gelato, ma vado a voglie, non so, mi piace il gelato al pistacchio, ci sono dei posti qua a Genova dove fanno il gelato molto buono, allora mi prendo delle vaschette così, ma la mangio tutta, ma magari lo mangio una volta all'anno, quindi vado così, per sentimento. Chi di voi non ha le voglie? Tutti abbiamo le voglie, anche a volte anche di cose di junk food proprio scrausissimo, tipo il pollo fritto in quei posti orrendi che friggono qualsiasi cosa, pollo fritto buono. Ci siamo, allora aspetto a tirare la pasta, mischio la cipollina, il tuo dito con scritto 1 è accecante dietro quella lampada. Guarda, in questo minuto Jacopo ti aggiungo la cipolla, la burrata alla mozzarella e poi al ritorno dalla pubblicità prepariamo la pasta e i fagottini. Vado. Quindi facciamo un bel miscone così, profumino. Ok. Pubblicità. Allora, ho mescolato bene il tutto, la cipolla un po' caldina ha sciolto un pochettino la mozzarella. Mi tocca assaggiare, non ho tanta fame e qualcuno dirà la scarnecchia è malata, no, perché in realtà voi non lo sapete ma questa è l'ultima puntata di una giornata dove io ho mangiato qualsiasi cosa, ne sono magnata questo mondo e pure quell'altro, quindi non ho più fame, però me li assaggio lo stesso perché così regoliamo eventuali mancanze. Vado. Buonissimo, benissimo. Ok, la schiaccio un po', che buono. Sono molto delicati, quindi in realtà un sugo anche un po' corposetto ci sta, Via, allora, se il ripieno è di più della pasta, il ripieno lo congelate. Se la pasta è di più del ripieno, congelate una palla, la mettete nel freezer e ve la usate come meglio vi piace. Potete fare altri ravioli, altri fagottini, potete fare delle tagliatelle, quello che volete. Allora, in una macchina parto dalla misura più grande, quindi
a zero. Farina. La chiudo a libro, così. E è venuta bella morbida. Allora, finché non gli riuscite a dare una forma più o meno regolare, continuate a chiuderla. Direi che ci siamo. Ok. Ah, ho preso la scossa. Male, male. 7. Quindi poco poco, aspettate che metto un po' di farina. Quindi la tiriamo bene bene. Non mi piacciono i ravioli né i fagottini con la pasta troppo troppo sottile. Sono un amante della pasta un po' più spessa. Ora, spessa non così, però la preferisco un po' più tirata, un po' meno tirata. Ok, ora passo ad un livello ancora più piccolo. Perché queste non sono tagliatelle, eh? È una pasta ripiena, quindi bisogna tirarla leggermente di più. Eccoci qua. Ora vediamo, se stiamo nel blocco le faccio tutte e due, se no ne facciamo una sola. La tiro ancora una volta. Chiedo scusa, oggi mi sto facendo gli affari miei, non guardo mai in camera, ma perché sono concentratissima, non vi guardo mai. Questa la riusciamo ad appoggiare qua? Sì. E hanno i manici che ruotano, sempre, queste super macchine. Non voglio toccare il lavandino perché ho sentito una scossetta, non vorrei morire in diretta. Ok, perché Giada non taglierebbe neanche quello, tra l'altro. Chiudo. Allora, mi serve fagottini, quindi fagottini. Allora, mi aiuto. Perché se fate i ravioli mettiamo il ripieno e poi questo lavoro qua si chiude, si taglia. In realtà qua ho bisogno di fare dei fagotti, quindi taglio la pasta a cerchi. Uno, mettiamoli anche vicini, se ne facciamo di più. 2, 3, 4 e 5, secondo me è una porzione umana. 8 è la mia porzione, 10 è la porzione del mio fidanzato, quindi ne dovrò fare un po' di più. Ok, fate proprio dei cerchiolini. Questa pasta che vi avanza la mettiamo nell'altra pasta, nell'altro, ok? Uno, due. Ecco, questa è una cosa che un po' di anni fa non sapevo fare, in realtà la ignoravo, cioè non la facevo mai, la compravo, che per carità ormai ci sono delle paste fresche buonissime, però era una roba che ignoravo totalmente ed è sbagliato, perché ogni tanto la pasta va fatta anche in casa ed è una bella cosa. Questo lo recuperiamo e lo andiamo a mettere qua. Ora riempiamo il nostro bicchiere d'acqua di prima, lo mettiamo qui che ci potrebbe servire. Vediamo se trovo al volo il pennello, se no vado di dito. Trovato. Niente dito per oggi. Mi servirebbero 2 cucchiaini, scusate, purtroppo il bello della diretta è che devo recuperare i cucchiaini dalla lavastoviglie, che però era pulita, ma io li ho sciacquati lo stesso. Adesso occhio a non abbondare troppo con il ripieno, perché sennò non riuscite a chiudere i fagottini. Quindi io prendo cucchiaino, facciamo un cucchiaino e mezzo, sei tu, ti sento, sai, vi faccio vedere, faccio uno,
acqua qua intorno, così. La pasta è molto duttile, quindi non vi preoccupate poi di romperla se non riuscite a chiuderla, la chiudete. Tirate leggermente le estremità, così. Lo so, non è un lavoro veloce. E chiudete. E a questo punto create i fagottini, così. Infiliamo un po' dentro. Esce un pochettino di sughettino della mozzarella, poco male. Ok. Ne potete anche mettere un po' meno, eh? Evitate, guarda che bellino che è. Chiudete bene le estremità. Sembrano quasi dei piccoli ravioli di quelli cinesi al vapore, ma in realtà l'interno è un po' più buono. Allora, provo a mettere un pochino meno ripieno. Se mi riesce, visto che io devo sempre abbondare, perché sono piccolini questi dischetti, così. Ok. Beh, con meno ripieno forse, esatto, è un po' più facile, sono un po' più facili da chiudere. Ok, quindi un cucchiaino di ripieno se usate il mio coppa pasta, quindi di quella dimensione, eh? E poi li chiudete a fagottino, che sono molto carini. Ho bagnato i lati perché l'acqua fa da collante. Ecco, questo è venuto più bello. Ok, lo teniamo qua. Lo mettiamo come esposizione quando vi darò gli ingredienti. Cominciamo a metterli bene. Ok, uno. Questo non mi piace, eh? Me lo mangio poi io. Allora, ditemi ragazzi quando mi mancano almeno 3 minuti. Ok, ne faccio un altro. Ne facciamo 3, che è il numero perfetto. Li faccio al volo, così poi vi do gli ingredienti e vi saluto. Nel frattempo, mentre metto questo impasto dentro al fagotto, vi dico perché non ve li cucino perché volevo consigliarvi, quando fate la pasta fresca fatta in casa, ve l'ho accennato prima, molto spesso, soprattutto a Genova, la casa è molto umida, c'è umidità e la pasta tende o a bucarsi o ad appiccicarsi. Invece se voi li mettete freschi freschi nel congelatore, poi li mettete a bollire direttamente, ok? Li mettete dentro l'acqua bollente, congelati, e vedrete che terranno la cottura molto meglio che da freschi, che rischiate veramente un po' di romperli. Allora, ultimo, e poi vi vengo a dare gli ingredienti. Sono veramente bellini, eh? È che vi mettete qua, vi mettete su un film, che ci vuole un po' di tempo, bisogna essere un po' precisini. Nel frattempo, se non parlate, magari io ho ritardato anche un po' perché nel frattempo ciacero molto. Ok, importante che la pasta sia ben sigillata, poi dentro ci potete mettere quello che volete, perché sennò se il fagotto si apre, ok? Vai Jacopo, io ci sono, ci possiamo trasferire, sono 3, però non fatene più di 5 o 6 se grossi così per persona, perché comunque sono anche abbastanza impegnativi. Andiamo. Eccoci qua. Ora sono solo 3, ma poi diventeranno molti di più. Se volete fare questi fagottini ripieni per 4 persone, avete bisogno di 400 g di farina 00, di 4 uova e almeno 4 pizzichini di sale. 2 mozzarelle di bufala o 2 stracciate, quindi 2 stracciatelle all'interno della burrata, e almeno 2 cipolle rosse con acqua e zucchero di canna, per cui verranno prima caramellate e poi mischiate tutte insieme. Potete condirli come volete, potete condirli con burro e parmigiano, burro e salvia o addirittura con un sughetto leggero di pomodoro.
Bene amici, io vado avanti nella mia mission perché come vi ho detto in questa cucina non buttandosi via niente, io adesso voi ve ne andate, andate a cena, andate a fare quello che dovete fare e io invece continuerò per almeno un'oretta a fare ancora dei fagottini. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!